Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube e su Saloon Simulator Prologo. E allora si tratta di una demo di un gioco gestionale praticamente, però in prima persona dove dovremo gestire un saloon nel vecchio West, fare anche diverse cose, quindi avremo anche un sistema di quest e altri dettagli, insomma, anche possiamo fare il rinnovo del locale, possiamo andare ad acquistare prodotti. Vi farò vedere un po' tutto, sarà una demo relativamente breve per quello che è effettivamente la demo in sé, perché comunque sarò sempre sui 25-30 minuti più o meno di video, però il gioco consente di giocare anche molto di più. Infatti la mia prima run è durata all'incirca un'ora e mezza, 2 ore circa, più o meno, però si può fare anche molto di più. Andiamo a vedere subito il gioco, facciamo un nuovo gioco. E fiondiamoci nel vecchio West. This place is not what I imagined. Starting a business here is going to be a challenge. Allora, il gioco già si mostra per com'è, Welcome to Blueberry. Il comparto grafico non è poi così male, sembra bello. Già così per essere un prologo, quindi eventualmente non una versione ancora definitiva. Il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale, quindi se andate su Steam, per esempio, andrete a vedere c'è scritto da annunciare. E questo è il nostro saloon, chiuso ovviamente. I dintorni sono così, tutto un po' abbandonato. Però si mostra insomma molto bene. Allora, apriamo la porta, quindi strappiamo le assi. Ok. Andiamo. Entriamo nel saloon, che è tutto rotto e rovinato come al solito. Allora, il secchio è ora a vostro possesso, controllatelo nel vostro menu radiale. Tenete premuto tab, ovviamente. Quando il secchio della spazzatura è in vostro possesso, potete raccogliere la spazzatura trovata nel saloon e fuori dai locali. È possibile fare un sacco di spazzatura quando si vuole, basta premere RMB. Avanti. Damn, what a flea pit. I was expecting the saloon to be abandoned, not devastated. Allora, troviamo il secchio intanto, che non è questo, questa è un'altra cosa, un oggetto effettivamente storico del periodo che era una sputacchiera. Il secchio, niente, no, questi no, è questo qui, ovviamente. All right, let's start with the trash. Raccogliamo i vari rifiuti, bottiglie rotte, carta. Tanto all'epoca non si faceva la differenziata, quindi niente. Anche qui via tutto. Buttiamo via un po' tutto, anche le... No, la sedia no. Secchio. Cappello. Ancora bottiglie rotte o abbandonate. Ok, portate un secchio della spazzatura alla discarica. Ovviamente non intende proprio il secchio secchio, ma il sacco. Anzi, no, scusate, c'è scritto sacchetto, perdonate. There Allora, must be a dump around here somewhere. possiamo anche correre. La presenza di rifiuti all'interno del saloon scoraggia i clienti, influenzando le mance, il numero di ospiti e le loro reazioni. È
È possibile raccogliere singoli pezzi di rifiuti o interi sacchi e portarli alla discarica per lo smaltimento. La spazzatura è una valuta importante in Blueberry, la conoscerete più avanti. Ok, lanciamo questa cosa così. Done. Does anyone even visit this town? Leggete il biglietto lasciato alla discarica. Ciao gentile e gente del mirtillo, cioè Blueberry. Sto uscendo per un po'. Sembra che la mia ricerca di Dulcinea possa durare un po' di più questa volta. Non aspettatevi il mio ritorno a breve, più che altro all'inizio di aprile, con la mia solita scorta di reperti straordinari. Nel frattempo ammassate la spazzatura quanto volete. Me ne occuperò al mio ritorno. Fino ad allora spero che tutto vada bene nella vostra peculiare cittadina. Ci vediamo ad aprile, Charlie. The 1st of April is tomorrow. Might be worth a look, assuming of course that Charlie has left this note this year. Allora, selezionate la scopa dal menu radiale e quando si ha la scopa in mano è possibile pulire la polvere del pavimento e ragnatele semplicemente premendo LMB. Ragnatele, polvere sul pavimento e altri segni di disordine diminuiscono la pulizia dei locali e scoraggiano i clienti. Occasionalmente potreste scoprire piccoli oggetti di valore smarriti dagli ospiti del saloon, sotto strati di polvere. Eccola qua la scopa, perché effettivamente ho visto, era sulla foto. Ok. Let's see if there's any floor under this dirt. Pulire il pavimento sporco, dunque. Due di tre. Ah, lì, ok. Bene. Gli arredi come sedie e tavoli possono essere raccolti premendo LMB. È possibile posizionarli ovunque si voglia. Premere sempre LMB. Assicurate l'ordine posizionando le sedie accanto ai tavoli, in modo da offrire ai vostri ospiti un posto dove consumare i pasti. For now, this is as good as it gets. It's time to set up the chairs and tables. Ok, quindi adesso per esempio ecco qui, prendiamo la sedia, la mettiamo vicino al tavolo in questo modo, come c'è sulla sagoma. Così. Aspetta, no, mettiamo a posto questo. Qui ci sono dei soldi, li raccogliamo, giustamente. Prendiamo questo tavolo, lo rimettiamo in posizione per bene e poi gli mettiamo accanto le varie sedie. Così. Ok, e così abbiamo tre tavoli. I drink possono essere preparati solo all'interagendo con il cliente, in piedi davanti al bancone del bar. Parla al cliente e vedrai come farlo da solo. Alcuni personaggi hanno le loro bevande preferite. Dategliene uno e osservate il risultato. Potreste ottenere il loro apprezzamento e persino ricevere un regalo speciale. È anche possibile distrarre qualcuno ed evitare guai offrendogli la sua bevanda preferita. Potete controllare queste informazioni nel diario, premete brevemente Tab e selezionate il diario, poi selezionate la scheda del personaggio. Man mano che si incontrano personaggi più significativi, le informazioni su di loro vengono registrate nel diario con Jay. Allora, intanto aprirei qui perché vorrei controllare. Well, well, you've done a fine job setting up Butterfingers. Ma somiglia tanto a John Marston. Vabbè. I must say, the rat droppings on the threshold caught my eye.
Did you come up with this decor yourself? It's my business what happens to this place. We both know that ain't true. Have you forgotten the agreement you made with Mr. Locke? Do you know this man? I know he'll be mighty disappointed if we don't handle a sensitive matter right now. Who are you anyway? I'll tell you only what you gotta know, Butterfingers. They call me W, and as long as you run the saloon, we're tied together like tumbleweeds in a dust storm, whether you like it or not. The name's Cheyenne, and I don't think I need to listen to you. I know your name. And Mr. Locke knows what's going on here. Quit wasting our time and follow me. But how to... Sì, ma chi sei? Segui W fino al luogo indicato. Cioè, somiglia tanto a John Marston, ma vabbè. Got the keys to the whole dang saloon, do you? Get in. Entrare. Ah, bello. That's a fresh corpse? Fresh? They've been lying here for a few hours. Come on, there's nothing to see. Help me clean it up. Parlo ovviamente senza muovere le labbra, ma vabbè. This is murder. If we get rid of the body, it'll be merely a mysterious disappearance. Besides, the town doesn't have a sheriff yet. What is this man even doing here? He is lying dead. Stop asking stupid questions and get to work. I saw a rag here somewhere. You know what to do. Trova lo straccio. Che deve essere ovviamente da queste parti. Ah, eccolo là. Pensavate di servire pacificamente da bere ai ricchi petrolieri? Non così in fretta. Lo straccio che avete acquistato vi tornerà utile per pulire le macchie di sangue, premere ovviamente l'MB, sia dopo una rissa al bar che dopo gli interrogatori condotti da W nel suo quartiere privato. Si può usare anche per pulire le macchie di bevande dal bancone del bar, quindi con lo stesso straccio pulisci sangue, cose, birra, qualunque cosa, igienicissimo, molto molto igienico. Allora, what did I get myself into? Premere CTRL per accovacciarsi e pulire. Allora, CTRL, tieni pulito. Esatto. After you clean up the blood, take the body to Casey. Pure. She's the local mortician. Another one of Locke's associates? I wouldn't call her that. At least not to her face. She just does what she can to stay alive. Like we all do. Dopo aver raccolto un corpo, è possibile portarlo dal becchino e metterlo in una bara. Casey vi risarcirà con un pagamento equo per ogni corpo, offrendovi al contempo una soluzione per eliminare le prove scomode. Intanto ho visto qui delle monetine e me le prendo. Ok, prendiamo sto qui. I'll be waiting for you at the bar. Vabbè, andiamo. What a surprise. You're one of them after all. Metti il corpo nella bara. Allora, facciamo posto all'interno perché sennò poi possiamo anche lanciarlo. Messo benissimo, eh? Va bene. One of whom? What are you talking about? I'm just here to run the saloon. And you ended up carting around dead bodies? Do you know who he was? No idea. He poured drinks before you. Wait, you're kidding me. C'era right? Il precedente proprietario del saloon. I'm terribly sorry for your loss. Welcome to Blueberry, I'm Casey O'Hara. How shall I inscribe your grave? They call me Cheyenne. Can you tell me how not to end up like this? Do what W tells you. Don't ask questions. And don't look for answers. Can I buy a pre-need plan or...
Just stick a $5 bill in your boot and don't worry about it. I'll make sure you get a proper send-off. Thanks. That's surprisingly comforting. At your service. Bene, ottimo. Ottime premesse, devo dire. Ritorno da W che aspetta nel saloon. Gli parlo da dietro il bancone per non si sa mai. Done. Let's wait for the final act with applause. I'll fill you in on your second job when the time comes. Second job? Relax, Cheyenne. You'll hear a whistle and see me at the window on the balcony. That's the signal for you to head to the barn. Understood? And you will scratch me behind my ear after a good done job? I'm not a dog, but I guess I don't have much of a choice, do I? You don't. You're a smart ass, you know. There's a chance you'll live a little longer. Longer than the previous owner? Huh? So Casey spilled the beans, huh? He made some bad choices, but I thought, no, enough of that. Get to work. Show me what you can do. Give me a good old stone fence, now. Are you talking about a drink, or do you need a stable? Drink. So, how'll it be, partner? Socio no, ma vabbè. Quando si sta dietro al bancone si può iniziare a preparare gli ordini. Alcuni personaggi hanno le loro bevande preferite. Date loro una di queste e osservate il risultato. Potreste ottenere il loro apprezzamento e persino ricevere un regalo speciale. È anche possibile distrarre qualcuno ed evitare guai offrendogli la sua bevanda preferita. Per controllare queste informazioni nel diario, premete ovviamente il tasto Tab e selezionate il diario, poi selezionate la scheda personaggi. Quindi andate in W per iniziare a preparare il drink. Allora, questo è il vostro pannello assistenza barman. Da qui potete servire ai vostri ospiti qualsiasi tipo di bevanda che possano immaginare. Ora è il momento di verificare il funzionamento. Controllare quale bevanda ha ordinato il cliente, in questo caso dice recinzione in pietra, vabbè, tradotto male in realtà. Le informazioni vengono visualizzate nella parte superiore dello schermo e nell'angolo in basso a sinistra sotto forma di elenco, che vi guiderà attraverso i passi corretti, che è qui, lista di controllo, utilizzo del vetro alla bar, bicchiere, versate 2 oz di whisky, 1 di sidro, mettere cubetti di ghiaccio, mescolare con un cucchiaio. Ok, avanti. Più avanti nel gioco, se qualcosa va storto, è possibile ricominciare l'intero processo. Ricordate però che gli ingredienti usati andranno sprecati. Quindi qui c'è il refresh. Allora, selezionate il tipo di vetro appropriato, ancora bicchiere appropriato dal menu circolare facendo clic con il tasto sinistro del mouse e trascinarlo sul tavolo. Quindi premere il passo successivo o eventualmente D. Se il bicchiere è vuoto è possibile scambiarlo senza conseguenze. Quindi questo sarebbe il bicchiere da bar, perciò lo trasciniamo qui. Successivo. Selezionare l'alcol appropriato dal menu circolare. Basta premere LMB sulla bottiglia e trascinarla sul bicchiere. La bottiglia, se spostata verso sinistra, inizierà lentamente a versare il liquido. Più la si inclina verso sinistra o la si alza, più velocemente si versa l'alcol. Quindi, whisky. Ecco, lo sto facendo piano. Dobbiamo andare a 2 oz. Basta. Ok. Poi, selezionare l'alcol appropriato... Vabbè, stessa cosa, perché eventualmente vedete che dice un altro oz, un oz di sidro. Quindi questo è sidro e come prima trasciniamo e facciamo uno. Molla. Successivo. Se necessario aggiungete eventuali additivi alla bevanda. Durante il vostro soggiorno a Blueberry troverete un'abbondanza di diversi alcolici additivi
Per ora basta andare su selezione ultimi tocchi, quindi per il momento nessun additivo, quindi passo successivo. Terminare la bevanda aggiungendo gli ultimi tocchi. Qui è necessario del ghiaccio, trascinatelo nel bicchiere, quindi ghiaccio. Qui. Ora mescolate gli ingredienti, trascinate il cucchiaio sul bicchiere, tenete premuto l'MB e iniziate a mescolare finché la barra sotto il bicchiere non è piena. Cucchiaio. Perfetto, molla. Tutto è pronto, completate il drink premendo il pulsante Finish Drink e servitelo al cliente. Finisce la bevanda. Se la versa sulla camicia. That's what I fucking needed. If I'm going to make more of these, I'm going to need supplies. Don't worry about that. I know a supplier goes by the name of Jack. I've already let him know that he should start coming to Blueberry again. He will be here soon. Appreciated. No problem, partner. I sure hope no one else has to make stone fences for me. Yeah. Pleasure to meet the new owner of the once famous Blueberry Saloon. Ok, e adesso se ne va e noi cominciamo a guardarci meglio intorno. Il salone può essere aperto o chiuso utilizzando il pannello informativo situato di fronte all'ingresso principale. La chiusura del salone può essere necessaria a volte per portare a termine compiti entro un determinato periodo di tempo o per ripristinare le scorte. Allora, facciamo quello che dice, ovvero andiamo fuori e apriamo il salone. Here goes nothing. Servire gli ospiti e attendere il Trader Jack. Good day. Salve. Allora, uno shot di whisky, quindi prendiamo il bicchiere da shot. Avanti, prendiamo il whisky, devono essere 2 oz. Basta. E nient'altro. Perfetto, salve. Salve anche lei. Un altro shot di whisky. Allora, qui. Whisky, 2 oz. Basta. Successivo, successivo, finisce la bevanda. Damn, the liquor is running out. Where's Cliente ha this trader? pagato. By golly, this drink is the bee's Salve. knees. Allora, recensione in pietra, prendiamo il vetro da bar. Allora, poi 2 oz di whisky. Perfetto, uno di no, uno di sidro. Bene. Successivo, mettere i cubetti di ghiaccio. Giriamo. Finito. Qui il cliente ha pagato, perciò. Sounds like a traveling cart. It's better be the trader. Qui ci sono altri soldini. Hot damn, this drink is liquid gold. C'era un altro cliente, però vabbè, se n'è andato. Avvicinatevi al carrello del fornitore, che è questo. Il salone ha bisogno di forniture. Jack sarà al vostro servizio dall'alba al tramonto. Interagite con lui, premete il tasto MB e scegliete la merce appropriata al suo negozio. L'assortimento di Jack si rifornirà ogni giorno. Salve. Mi scusi, you must be Cheyenne. Come mi scusi? In the flesh, and you must be Jack, the supplier. Supplier? Mio amici, I'm your compagno on this nasty sea of sand. Giacomo Allegretti, but the locals call Giacomino? me Jack. Ma All right, come? Giacomo Jack. I'm Cheyenne, and I'm going to need your help. I can smell a good deal from a mile away, and I smell it here. We'll make a deal, Cheyenne. Just tell me what you need. Can you get me some alcohol and supplies? I need to get this business rolling. Stai calmo, amico.
Just show me the dollars and I'll deliver what's needed. Ma come stai calmo? Giacomino, allora, parlate con Giacomino e ordinate 2 bottiglie di whisky e 1 di sidro. Allora, whisky, sidro, acqua e limone. Allora, ci servono 2 bottiglie di whisky e 1 di sidro. Ordina. Confermiamo l'ordine. Ecco. Ecco. Thanks. Will you come in for a drink? I'd love to, but not now. I have to take care of the cart. Then see you around. See you. Guarda, se mi dai i limoni, quelli di Sorrento, quelli fatti bene, magari ti faccio anche un bel limoncello, eventualmente. Comunque, raccogliete una cassa dal retro del carrello di Jack e camminate con essa fino al luogo indicato sulla barra e scaricate la merce nella rete contrassegnata. La cassa si trasforma in spazzatura dopo aver caricato l'ultima merce. Ogni prodotto ha il suo posto designato sulla barra. Allora, prendiamo la cassetta, scarichiamo la scatola. Poi c'è un altro cliente, parlare con l'ospite rumoroso, questo. Downright legendary. How? What can I treat you to? Howdy, name Samuel. Welcome to the land where dreams ain't just dreams. Is that what you say? They call me Cheyenne, and for me the town looks deserted. Just looks, my friend, just looks. Blueberry's got its secrets, I can tell. You're sharp. You must sense it too. Can't say I do. What's your trade, Sam? The only real job there is, with all due respect. I'm a gold prospector, and I own the local open pit mine. Gold? In Blueberry? Come by my house and give me a hand with the mining. Got a special contraption, just needs a little bit of fixing. We split what we find equally and fairly. You'll get a solid 20%. What do you think? Doesn't sound entirely fair. We can work out the details later. Don't let it bother you. Now, listen. Could you make me something to eat? I'm starving. I think so. One thing, though. Yes? Till my contraption's churning, can't pay in cash. What can you offer, then? If you make a meal just the way I like it, I'll have a special gift for you in the future. Trust me, you won't be disappointed. Okay. Worth a shot. E quindi adesso possiamo anche preparare cose da mangiare. Quindi prendete una pentola dalla parete e mettetela sul fornello. Per iniziare a cucinare è importante preparare i piatti secondo la ricetta del ricettario, altrimenti si otterrà una granita. E ragazzi, questo significa che se eventualmente state cucinando e poi uscite dal minigame della cucinata, perché magari vi manca un ingrediente, potete anche buttare tutto, perché tanto ve la trasforma in granita, che non è una granita, ma comunque lo fa appassire subito e non è recuperabile. Piccolo difetto del gioco. Comunque, mettiamo i rifiuti nel cestino, via, grazie. Questa è la cucina. Qui abbiamo la cucina con tutto, c'è il lavandino, il fornello, la dispensa, tutta un po' disastrata, ma è comunque questa. Allora, prendete la pentola e mettetela sul fuoco, quindi qua. Ora, se volete cucinare qualcosa per i vostri ospiti, dovete prima ottenere una ricetta appropriata per il vostro piatto, quindi cercatela nel vostro libro di cucina qui. Potete vedere tutte le vostre ricette raccolte qui. Scegliete quella che vi piace preparare e fate clic sul pulsante traccia ricetta per iniziare a seguire la ricetta della vostra checklist, quindi traccia la ricetta. Trascinare gli ingredienti dalla prima categoria premendo LMB e lasciarli cadere nella pentola rilasciando LMB. Ricordate di controllare gli ingredienti con la lista di controllo, altrimenti vi ritroverete con la fanghiglia. Esatto. Quindi cosa abbiamo? 2 pezzi di carne organizzate. Vabbè. Burro e 3 panini duri. Allora. Carne organizzata. Mettiamo qui. 1. 2 e basta. Poi un burro,
Poi andiamo avanti. Gli additivi sono la prossima categoria di ingredienti, sceglierli e lasciarli come in precedenza. Ricordate di controllare quali ingredienti avete usato facendo attenzione al widget a sinistra, cioè questo e questo. Ok? In questo caso 3 panini duri. 1, 2 e 3. Successivo. Questo piatto non ha bisogno di spezie, ricordate solo che per usare le spezie trascinate il contenitore dalla ruota circolare sopra la pentola, tipo che ne so, così. Tenendo premuto il tasto LMB iniziate ad agitare il contenitore fino a riempire il piatto di spezie. Per verificare la quantità è giusta guardate il mini widget a sinistra, cioè questo. Terminare. Ok, il vostro pasto è quasi pronto. Ora è necessario applicare il calore al piatto. Massimizzate la fiamma facendo clic sulla barra spaziatrice mentre il cursore si trova sulla piastrella verde della fiamma. Attenzione, cliccando la barra spaziatrice sopra la fiamma rossa vi ostacola il calore e si rischia di rovinare il piatto. Ci sono alcune tessere speciali che possono migliorare il piatto in molti modi. Potete scoprirle nel vostro libro di cucina. Quindi avanti. Ok, questo è uno. Veloce. Ok. Perfetto. Il gioco è fatto. Mettete la pentola con il cibo preparato sul tavolo di servizio. Riempite un piatto con il cibo e portatelo al tavolo del cliente. Se volete svuotare la pentola, appendetela al gancio. Ok. Effetto speciale, la serenità. Rende il cliente meno aggressivo. Bene. Tempo di cottura, qui dice un po' tutto quanto anche ci farà guadagnare. Ok. Quindi togliete la pentola da fuoco e mettetela sul tavolo di servizio, cioè così e poi qui. Prendete un piatto e riempitelo con la pietanza finita, quindi afferriamo uno di questi, riempimento, tornate dal cliente con il piatto e consegnategli l'ordine. Thanks, you won't regret this. Ragazzi, è un titolo che promette molto, secondo me. Occuparsi di alcuni clienti. È un titolo che promette molto, secondo me. Ha delle belle cose. Mi invoglia effettivamente ad andare avanti. Questa è una delle cose che mi piace effettivamente fare di più. Ovviamente servire i clienti. Il bicchiere da cosa? Da bar? No. Ok. E due di whisky. Ragazzi, che dire, il gioco mi piace. Spero che esca presto, perché devo dire che ha dei bei spunti. Visivamente non è neanche niente male. E niente, spero che vi piaccia. Se vi piace eventualmente scrivetemelo nei commenti, e comunque se volete mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella di modo da sapere quando usciranno i miei prossimi video. Ci vediamo presto ragazzi, ciao, vi amo tutti, un saluto da Serena, ciao. This drink is like a wild ride through flavor country.